Per il numero 83 che continua a girare lì in testa e nella testa dei giornalisti, 13 centesimi di vantaggio per Michela Schifrin, può vincere ma deve superarsi contro questa Lara Gut. Ah sì, ci va qualcosa di veramente super per Schifrin, non perfetta in questo dosso, però guadagna. Sì, guadagna, perché però Gut aveva perso favoloso. Qualcosa rispetto a Federica, se non sbaglio, quindi ci può stare, quindi diciamo un testa a testa in questo momento. Stiamo entrando nella zona più ripida per Michela Schifrin. Rimane lì, brava. Mantiene 2 decimi di vantaggio. Adesso vediamo che cosa farà lei in questo attacco. Perché nella prima manche un po' gestito anche lei. Anche lei non è stata, secondo me, cioè non ha tenuto il piede perfetto, più pulita rispetto a Gut. Bisogna vedere se questo è a discapito però della velocità. Lascia qualcosina. E adesso un testa a testa bellissimo, ancora luce verde per 15 centesimi, Michela Schifrin ha chiuso molto forte, Lara. E qua ha voluto cercare di tenere giù il piede, hai visto questa sequenza, ha cercato di spingere Schifrin. Come al solito le due sono vicinissime.